Ciao a tutti, sono Natalia Cattelani e oggi ho preparato i bignè con la mia ricetta infallibile. Questi bignè possono essere farciti sia con creme dolci che mousse salate, quindi meglio di così. La ricetta è davvero semplice e vi permetterà di ottenere dei bignè gonfi, vuoti all'interno e belli asciutti. Io li ho preparati in versione mignon perché così posso realizzare diverse preparazioni, come ad esempio le profiterole, le croquembouche, Saint-Honoré. La cosa bella dei bignè è che durano per parecchio tempo, quindi voi li potete preparare, poi conservare in un sacchetto, magari quelli da pane, secondo me sono ideali, quindi dove passa un pochino l'aria, e conservarli per più tempo, anche 10-15 giorni. Ricordatevi però che col tempo si asciugheranno ancora di più e quindi quando li volete preparare per servirli dovrete farcirli qualche oretta prima. Il ripieno donerà di nuovo al bignè quella morbidezza che è sempre molto gradevole. In base alla farcitura che avete scelto, ricordate che potrete anche congelare il vostro dolce una volta completato. Ad esempio, il profiterol si presta benissimo ad essere messo in congelatore. La prima cosa da fare è portare a bollore l'acqua con il burro. Vi consiglio di utilizzare entrambi gli ingredienti a temperatura ambiente. Aggiungete anche un pizzico di sale e sul fuoco. Nel frattempo sgusciate tutte le 5 uova. Inseritele in una ciotola e andate a mescolarle un pochino con una forchetta, giusto per amalgamarle. Non dovete montarle. Mettete da parte, riprendete l'acqua, vedete che ha raggiunto il bollore, date una mescolatina e versate tutto in un colpo la farina. Lavorate con una spatola, prima fuori dal fuoco e quando si sarà ben amalgamata rimettetela in cottura per circa un minuto e mezzo, due, sempre mescolando. Quando sul fondo della pentola si formerà una leggera patina, vorrà dire che il vostro impasto è cotto. Versatelo in una ciotola, vedete quello che dicevo prima? Ecco, versatelo in una ciotola e raffreddatelo. Non dovete proprio raffreddarlo, dovete intiepidirlo. Io di solito faccio così, lo distribuisco un po' sulle pareti. Quando non sarà più fumante e riuscirò a toccarlo bene con le mani, per me è pronto. Ecco qui, vedete, ve ne accorgete proprio anche al tatto, è leggermente tiepido. Adesso iniziate a unire le uova un po' alla volta, quindi lavorate con una frusta se ce l'avete, perché il composto risulterà un po' pesante da lavorare. Vi vedrete che man mano aggiungerete le uova si disgregherà tutto, ma niente paura, vedete, poi con la spatola si tornerà ad amalgamare. Dovete aggiungerne un po' alla volta perché dobbiamo andare a cercare la densità giusta. Il nostro impasto da bignè non deve essere né troppo duro ma neanche troppo liquido, perché altrimenti non manterrebbe la forma. Ecco perché le uova vanno aggiunte un po' alla volta. Fermatevi quando il vostro composto, sollevandolo con la spatola, formerà questo triangolo qui. Vedete? Questa è la densità giusta. L'altro uovo lo mettiamo da parte. Per formare i vostri bignè potete utilizzare una sac à poche se ce l'avete, oppure anche i classici due cucchiaini. Se utilizzate una teglia antiaderente non imburratela, perché il bignè in cottura rimarrà aggrappato alla teglia e si solleverà, si gonfierà di più. Io ho imparato questo metodo dal maestro Luca Montersino. Depositate tanti mucchietti. Abbassate le puntine con un dito bagnato con un pochino d'acqua. E poi i bignè, una volta terminata questa operazione, saranno pronti per essere messi nel forno. Io li cuocio i primi 10 minuti a 200 gradi e poi altri 10-12 minuti abbassando a 180. Queste temperature vanno bene se utilizzate il forno statico, se utilizzate il forno ventilato abbassatele di 10 gradi.
Guardate che meraviglia! Belli, gonfi e asciutti. Se li farete piccoli come i miei, con questa ricetta ne ricaverete più di un'ottantina. Di avervi convinto che preparare i bignè è davvero una cosa semplice. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto il video, condividetelo ed iscrivetevi alla mia pagina. Grazie!